Do la parola alla senatrice Lo Preiato. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Allora, partiamo dal presupposto che esercito la professione forense da 28 anni, quindi da parte mia non vi sono né preconcetti né ritrosie che muovono i miei ragionamenti. Il mio sarà un discorso prima di tutto tecnico e poi successivamente politico. Dal punto di vista tecnico, il disegno di legge muove da un intento che è sicuramente degno di nota. Ribadisco, di mestiere sono in primis un avvocato, poi chiaramente un politico. Il legittimo impedimento è un istituto a tutela della libera professione e concerne l'incolpevole situazione di fatto che, avendo natura assoluta e attuale, non lascia al soggetto alcuna possibilità di presentarsi in udienza, ovvero di delegare le funzioni del proprio mandato. Chiaramente qui non sto a raccontare le mie esperienze personali in 28 anni, ma chiaramente ho avuto due gravidanze con una serie di difficoltà, quindi anche per l'esercizio della professione. Purtroppo ho avuto un figlio che non è stato benissimo, quindi l'argomento chiaramente mi tocca particolarmente e certamente è una questione che è degna delle migliori attenzioni. Il disegno di legge certamente centra in generale il problema, quale questione attuale da affrontare, ma allo stesso tempo non sembra esente da sollevare interrogativi che più volte ho evidenziato anche in commissione. Vengono disciplinate tre diverse tipologie di situazioni nelle quali il legittimo impedimento può palesarsi. Relativamente al settore del diritto civile, l'avvocato può invocare l'istituto in parola nei casi tassativamente elencati di mancata presentazione all'udienza, ovvero nei casi di mancato compimento di un atto nei termini perentori previsti al decorrere dei quali ne derivi una decadenza. Nel penale invece, nell'assoluta impossibilità a comparire in udienza. Ci troviamo di fronte a interessi ugualmente meritevoli di tutela, la salvaguardia del diritto di difesa e il giusto processo e la sua chiaramente ragionevole durata. Il disegno di legge avrebbe meritato un supplemento di riflessione. Fino all'ultimo, come gruppo, eravamo indecisi se chiedere la rimessione in sede referente del provvedimento, ai sensi appunto dell'articolo 36, terzo comma del regolamento del Senato, perché il disegno di legge rappresenta un buon punto di partenza, ma non esente da difetti, in quanto sicuramente perfettibile. Tutto l'arco parlamentare, ne sono sicura, ha il pieno interesse nel fare sì che si abbia una compiuta e ragionevole normativa relativamente al legittimo impedimento. Ci sono infatti avvocati in ogni gruppo politico. Abbiamo pensato alla sede referente proprio per far sì che la Camera non si trovasse nelle condizioni di dover modificare il testo, ovvero di approvare un testo imperfetto. Volendo, in verità siamo ancora in tempo a farlo, qualora vi sia una volontà precisa da parte di tutta l'Assemblea di modificare il testo rendendo maggiormente tassative le ipotesi ivi previste. Il testo così formulato si presta da un lato a comportamenti opportunistici da parte dell'avvocato e dall'altro espone il professionista a una grande incertezza dovuta all'arbitrio del giudice nel valutare la richiesta. E questo lo dico come civilista. Infatti, per come è stato tipizzato il legittimo impedimento in relazione alla richiesta di rimissione in termini, fa sì che l'avvocato di controparte possa strumentalmente far scadere il termine di deposito delle memorie e beneficiare del deposito entro i termini dell'altra parte e contestualmente usufruire della richiesta di rimissione in termini per il legittimo impedimento anche in ragione della mera assistenza dei figli. Quindi in soldoni alla fine andrebbe a depositare una sorta di memoria di replica. A questo punto pongo una domanda all'Aula. Quale potrebbe essere una motivazione tale da far scaturire il legittimo impedimento nei casi di assistenza ai figli? L'adempimento dell'obbligo scolastico mediante l'assolvimento del dovere di accompagnare i bambini a scuola potrebbe essere un motivo tale da far accogliere una richiesta di legittimo impedimento? Di converso, quali potrebbe essere le ragioni di accoglimento da parte del giudice della richiesta di legittimo impedimento relativamente alle esigenze improrogabili di cura della prole in età scolare, tale da non consentire al professionista di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato? Per come è scritta la norma, o non verrà mai concesso il legittimo impedimento e quindi risulterà quindi questo disegno di legge assolutamente inutile, o aumenteranno a dismisura i casi in cui verrà concesso con conseguente paralisi dell'attività giurisdizionale.
La certezza del diritto, nonché la ragionevole durata dei processi, sarebbero inficiate da un'interpretazione della norma in tal guisa. Nel caso invece di cui all'articolo 2, ovvero quello relativo alla richiesta di rinvio di un'udienza, una lettura costituzionalmente orientata lo vedrebbe rapportato al principio del giusto processo. Ma solo qualora il rinvio del termine dell'evento impeditivo fosse breve, tale da garantire la ragionevole durata del processo. Purtroppo però i rinvii delle udienze sono anche di 8, 10 o addirittura 12 mesi, se tutto va bene. Io vorrei far presente anche quella che è la realtà che vivo campana e che va a confliggere anche con il diritto di difesa. Quando si ragiona di legittimo impedimento, Presidente, si deve pensare sia agli effetti in capo alla parte attrice sia alla parte convenuta. Pensiamo infatti al creditore che non riesce a soddisfare la propria pretesa creditoria pur avendo oltre ogni ragionevole dubbio di diritto. La tutela del legittimo impedimento deve essere quindi bilanciata col diritto di difesa della controparte. C'è un evidente problema di bilanciamento, no? Di interessi in un giudizio. In questo caso ho fatto l'esempio creditore e debitore. Come Movimento 5 Stelle avevamo predisposto molteplici proposte. Alcune sono state assorbite da emendamenti approvati, altre sono state confluite in ordine del giorno accolte dalla Commissione, altre ancora purtroppo non sono state prese in considerazione. Questa circostanza dispiace molto. C'è stato un gran lavoro, ma lo ripeto, potevamo fare molto di più. Veniamo ora alla parte politica. Il provvedimento che interessa l'Assemblea è il classico esempio di disegno di legge che poteva essere approvato all'unanimità. In Commissione ci siamo astenuti, anche se ne condividiamo gli obiettivi, siamo ancora in tempo per fare un lavoro unitario. Nessuna legge nasce perfetta, figuriamoci un disegno di legge. Queste le parole della relatrice durante le audizioni, parole che condivido appieno. Su questo disegno di legge si potrebbe lavorare a quattro mani. La norma necessita di un intervento, lo sapete voi come lo sappiamo noi. Non chiederemo la referente, anche se il disegno di legge necessiterebbe di questa trasformazione. Siamo certi che lo farete voi affinché possa essere riaperto il termine di presentazione degli emendamenti. Nel frattempo, non potendo votare contro il disegno di legge perché consideriamo improcrastinabile un intervento legislativo sulla materia, ci asterremo dal votare, viste le numerose sue esposte criticità che necessitano di un'accorta revisione del testo. Grazie, Presidente. La parola.